Per ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto di questa sua visita istituzionale, per noi è un vero onore di qua nel nostro comune. Il sindaco già ha portato la salute di quanto dell'amministrazione comunale, io le porto i saluti di quanto il Consiglio Comunale in quanto organo deputato a rappresentare la commissione cittadini, perché noi siamo stati eletti. Abbiamo qui dentro nel Consiglio Comunale una rappresentanza di consiglieri comunali, qui c'è il capogruppo di maggioranza, il consigliere Corrini, il consigliere Grezzo, il consigliere Allegra, e poi qua c'è il capogruppo di minoranza che è il consigliere Campagna, il consigliere Marcatore, il consigliere Basile, manca qualche altro consigliere ma che penso arriverà qui a breve. Diciamo che il nostro è un consiglio comunale formato essenzialmente da 15 elementi che con alterne vicende cercano di collaborare a pieno titolo con l'amministrazione, anche se lei sa benissimo che purtroppo in questo momento storico tutte le amministrazioni stanno avendo un periodo un po' particolare proprio a causa delle carenze economiche che ci sono all'interno dei bilanci comunali. Così come ha avuto modo di accennarle il sindaco poc'anzi, noi ancora siamo alle prese con l'attuazione del bilancio di previsione 2012. Sembrerà una cosa strana, ma è proprio così. E infatti la stranezza è proprio come nell'esercizio finanziario 2013 possiamo andare ad approvare un bilancio finanziario relativo all'anno passato, ma purtroppo cerchiamo di affrontare questo problema, cerchiamo anche di chiudere uno spazio di ragazzo che nella pubblica amministrazione non può rimanere dal punto di vista della programmazione economica. Diciamo che attualmente siamo anche commissariati, infatti c'è un commissario nominato dalla regione che sta seguendo il nostro iter per cercare di collaborarci e di portarci in quello che è l'attuazione di questo bilancio. Purtroppo già questa è la terza stesura di bilancio, perché nei passati bilanci che c'erano stati proposti abbiamo dovuto riscontrare con il Consiglio Comunale una serie di carenze dovute proprio alle partite debitorie che fanno capo alle casse comunali. Quindi abbiamo cercato noi come Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo, e proprio per questa nostra funzione di controllo, di controballare bene davanti alla contabilità, perché proprio uno dei nostri ruoli è quello di essere attenti esecutori materiali di quella che deve essere la garanzia e la certezza che tutto venga fatto nei giusti crismi dell'ordinamento degli enti locali. Ora ci auguriamo che quest'ultima stesura di bilancio possa riportare interamente quella che sono le partite debitorie, perché purtroppo, così come tutti quanti gli altri enti locali, ci sono problemi che sono quelli relativi al lato, perché purtroppo abbiamo tanta serie di problematiche non indifferenti, c'è un contenzioso aperto di diversi milioni di euro, se non sbaglio, se non lo so, dove giustamente il sindaco rivendica che le aspettanze che ha dato ai nostri confronti siano ben inferiori rispetto a quelle che realmente sono. Aspettiamo di capire bene tutta quanta la situazione. Poi purtroppo siamo stati soggetti in passato, a causa di una gestione di una società terza di quelli che sono i tributi locali, di un cosiddetto scippo, ovviamente tra virgolette, perché ci hanno scippato una somma importante di circa 750.000 euro. Ci hanno rubato. Tributo Italia, che penso che è balzata agli annali della cronaca e quindi tutti quanti sanno di questa vicenda. Poi altre piccole situazioni, certo in passato siamo stati anche oggetto di eventi alluvionali che hanno determinato in maniera importante quello che è un esborso nei confronti delle ditte, purtroppo ancora oggi a causa di tutta una serie di situazioni non siamo riusciti a pagare le ditte, quindi a ben dire hanno delle rivendicazioni nei confronti del comune. Ma comunque, fatto questo quadro abbastanza voglio dire chiarificatore di quella che è la realtà che stiamo cercando di superare, devo dire che il Consiglio Comunale cerca in tutti i modi di collaborare con l'amministrazione e di arrivare tramite un confronto alla soluzione di quelle che sono le problematiche. È inutile che ci nascondiamo che attualmente con l'amministrazione c'è un confronto molto serrato, perché su alcune tematiche noi con il Consiglio Comunale rivendichiamo un aspetto di chiarezza che deve essere, diciamo, la parte fondante di quello che è il ragionamento che ci deve essere all'interno della pubblica amministrazione. Però diciamo che tutto sommato con tanto buonsenso molte volte riusciamo a superare i problemi e riteniamo che ognuno per la sua competenza cerca di fare la sua parte. Noi in passato, e non so se Sua Eccellenza ha avuto modo di leggere la corrispondenza che abbiamo avuto modo con la prefettura e quindi con lei stesso, abbiamo inviato diverse missive che hanno rappresentato quella che è la situazione di questo comune. Io adesso le consegnerò l'ultimo documento che noi abbiamo inviato a lei, che è una delibera di consiglio comunale in cui viene rappresentata in maniera molto certosina e fiscale tutta quella che è la situazione che noi come consiglio comunale siamo stati costretti a doverci sobbarcare da un paio di mesi a questa parte.
mi farebbe piacere che lei l'attenzionasse, perché non è improbabile che nelle prossime settimane possiamo avere anche un'audizione per cercare di approfondire ulteriormente questo problema e cercare di risolverlo bonariamente, come giusto che sia, perché ritengo che all'interno di una pubblica amministrazione deve avere sempre il buon senso da ambo le parti, sia da parte del Consiglio Comunale che da parte dell'amministrazione stessa. Ritengo che da parte nostra questo buon senso c'è sempre stato, ritengo che lo stesso ci possa essere da parte dell'amministrazione, però riteniamo che in questo caso, se un soggetto terzo, in questo caso per eccellenza il prefetto, possa fare elemento di raccordo e anche di comprensione su quelli che sono gli aspetti che ogni singolo rappresentante va a rivendicare per l'organo di appartenenza e di rappresentanza, potrebbe essere un valore aggiunto importante, in modo tale che si dà questo segnale di attenzione nei confronti di tutta la cittadinanza, perché è inutile che ci nascondiamo che, così come ha detto il sindaco, noi attualmente siamo in una fase di gestione provvisoria, e lei sicuramente capirà bene che in una fase di gestione provvisoria non tanto si può fare all'interno del comune, perché ci sono davanti una serie di aspetti che vanno sempre calibrati e misurati rispetto a quella che è la legge. Però nonostante tutto devo dire con sincerità, e di questo devo ringraziare soprattutto i nostri dirigenti e gli impiegati comunali, che cercano di fare salti mortali affinché tutto ciò possa continuare nella giusta prassi che deve essere seguita per un ente che attenziona in maniera inequivocabile quelli che sono i servizi nei confronti dei cittadini. Devo dire che da parte nostra Consiglio Comunale siamo anche molto soddisfatti dell'attenzione che le forze dell'ordine danno nei confronti della cittadinanza. Il sindaco ha ringraziato il comandante dei Carabinieri, il comandante Arcidea, non posso fare altro che ringraziarlo anch'io per la sua collaborazione, soprattutto per l'attenzione che dà nella fase di controllo del territorio. Devo ringraziare anche il nostro corpo dei vigili urbani, che sono altrettanto attenti e collaborano con i Carabinieri affinché il territorio venga controllato in maniera impeccabile. Quindi, per quanto ci riguarda, da Consiglio Comunale ci vediamo perfettamente soddisfatti di tutto punto. E devo dire che per noi questa sua visita è una visita graditissima, perché vediamo da parte dell'istituzione statale, in questo caso dell'istituzione che le rappresenta, un'attenzione in più rispetto al passato, perché io ho avuto modo di conoscerla già qualche settimana fa durante le proprie prefetture e ho potuto constatare come lei ha un'attenzione sicuramente fiscale certosina nei problemi del territorio, e questa è una cosa che gratifica soprattutto le istituzioni, perché le istituzioni hanno bisogno di sentire la vicinanza dello Stato, e in questo momento la sua presenza qua a Rocca Lomera per noi rappresenta un momento importante, perché ci assicura soprattutto un controllo da parte di chi è deputato a farlo, e quindi ne siamo perfettamente soddisfatti. Io non mi voglio dilungare di più, perché penso di essere stato abbastanza lungo, ho fatto una disamina, diciamo così, molto approssimativa, ma spero di essere stato abbastanza chiaro. Con l'occasione voglio dare anche la parola sia al capogruppo di maggioranza che a quello di minoranza, perché non è giusto che sia in una democrazia compiuta in un consiglio comunale, deve valere sempre l'aspetto del dialogo e del confronto. Quindi, così come ho sempre fatto durante, diciamo, la mia presidenza del consiglio, dando la parola sempre a tutto e a tutti, perché mi piace dire che soltanto dal confronto può uscire qualcosa di buono per questo comune e sicuramente per l'amministrazione. Quindi do subito la parola al consigliere Borrini, che rappresenta la maggioranza, e al consigliere Campagna, che farà sicuramente un intervento per delucidare alcuni aspetti che ritengono giusto fare. Buongiorno, io mi scuso ma non sto molto bene, quindi farò un breve saluto. Noi come consiglieri comunali comunque siamo molto molto contenti di questa sua presenza qui oggi in consiglio comunale, perché testimonia proprio, come ha detto prima il Presidente, questa vicinanza delle istituzioni dello Stato verso l'ente locale, che in questo momento ne ha veramente bisogno, con le difficoltà che ci ritroviamo a dover comunque affrontare e superare. Quindi la ringrazio molto di questa sua visita, questa sua presenza. Adesso diamo la parola al consigliere Campagna, che anche lui è stato. Buongiorno, la ringraziamo per essere qui oggi, questa visita istituzionale che ci consente intanto di avere accanto lo Stato, che per noi è importante, perché noi siamo ormai i comuni, anche i piccoli comuni soprattutto, sono una sorta di office con i cittadini. Tutte le altre istituzioni sono sempre più lontane e distanti, quindi le persone, quando hanno un problema, vengono qua, vanno nella stanza del sindaco, incontrano i consiglieri comunali per strada, perché siamo una sorta di primo riferimento, qualunque sia il problema, voglio dire, che può capitare, comunque dico, veniamo chiamati e tirati in ballo noi. Quindi il fatto che lei ci attenzioni e sia presente qui ci fa piacere, perché sappiamo comunque di poter contare su un organo terzo il quale
ha una funzione che è quella non di accettare le nostre tesi o le tesi della maggioranza o di altre, ma sappiamo che ha una funzione terza, appunto, importante e decisiva perché la democrazia venga avanti con le garanzie. Perché non le nascondo che abbiamo particolari difficoltà legate al fatto che, come dicevo poco fa il Presidente del Consiglio, non abbiamo ancora approvato il bilancio previsionale del 2018. Si capisce bene che quando un bilancio previsionale arriva in aula nel mese di ottobre, in funzione dell'indirizzo del Consiglio Comunale di fatto vengono meno, perché già quello che si doveva fare è stato fatto, le funzioni di controllo sono, diciamo, ormai annullate o legis. E quindi lei capisce che ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà, perché nel momento in cui appunto non possiamo dare l'indirizzo che siamo chiamati a dare, diventa difficile poi andare a discutere o a contrastare magari le scelte che altri hanno fatto, che probabilmente sono state fatte dall'amministrazione secondo una logica che l'amministrazione ha seguito, che può essere giusta e corretta, solo che è venuto sostanzialmente meno la possibilità da parte del Consiglio di indirizzarla nel modo in cui noi ritenevamo giusto, per come i cittadini più volte ci sensibilizzano a fare. Questa è quindi la situazione un po' di disagio che viviamo in questo momento, e penso che la sua presenza qui dimostra che c'è attenzione da parte dell'organo che lei rappresenta, quindi affinché ci siate vicini, nel senso che sappiamo di poter contare sulla vostra disponibilità, fermo restando che poi tutta una serie di problemi che probabilmente il sindaco, io sentivo non tanto bene perché ero fuori, ma che il sindaco le ha segnalato, sono problemi che sono sul tappeto e che ci vuole la collaborazione di più organi istituzionali per risolvere, altrimenti certamente non ne usciamo ancora. Solo questo, ho poi il dovere di scusare il nostro consigliere comunale, il consigliere Fleres, impegnato in tribunale per un giudizio penale, quindi non si poteva allontanare, forse non era corretto farlo, quindi le volgo ancora i saluti del nostro gruppo e speriamo che questa attività di collaborazione dei servizi possa andare avanti in modo concluso, così da dare risposte ai cittadini concrete e immediate. Grazie. Grazie. Sì, allora, consigliere Campagna, adesso c'è il sindaco. Il consigliere Fleres, mi alzo il piede perché mi sembra più cortese. Il consigliere Fresi, il consigliere comunale di Apurato, io stamattina ero all'udienza penale, ho presentato un'istanza di rinvio irritualissima, mi sembrava proprio di presentare un'istanza di persone più importanti, alle quali però non vorrei assomigliare, speriamo che abbia buon fine. No, una sola parola per dire, lei ha avuto la cortesia e l'amabilità di ammettere a questo nostro incontro di consiglieri i nostri dipendenti comunali. E voglio spendere una parola per dire quanto sono orgoglioso, ma proprio non c'entro nulla io. Roccomera si è sempre caratterizzata, ma dagli anni 50-60, per un corpo di impiegati che hanno assolutamente il senso dello Stato. E di questo sono stato sempre orgoglioso. Io vado dicendo, non lo dico per laudazio, lo dico che ammesso che ce ne fosse dirigente molto impiegato modesto nel nostro comune, potrebbe fare benissimo il dirigente in qualsiasi altro comune della zona, per quanto hanno senso di attaccamento al dovere, hanno professionalità. Non abbiamo mai avuto dei ritardi dovuti all'adempimento della loro funzione, per cui io esprimo in maniera pubblica e molto sentita il mio ringraziamento per un corpo impiegatizio e dei funzionari e dei dirigenti che sono stati veramente bravissimi, e ad esempio io li abito ad esempio a tutte le altre amministrazioni. Un'ultima cosa volevo dire, lei fra poco, il Presidente del Consiglio, il capogruppo di maggioranza, noi abbiamo una situazione, diciamo, dialetticamente abbastanza avanzata, che qua per la verità è traverata in maniera molto ma molto, diciamo, soft, così, e le ringrazio perché ci sono delle cose che ovviamente ci diciamo sia pure pubblicamente. La nostra è l'unica amministrazione che non c'è Messina che trasmette un consiglio comunale in diretta, ma lo possiamo fare attraverso una emittente locale, sono seguitissimi. Io questo fu un impegno che ho preso nel 2003 che ho mantenuto, c'è qualche conveniente che dura un po' di più il consiglio comunale, però lei si recherà fra qualche minuto in un comune vicino, il comune di Curcisico, che io da questo punto di vista ritengo un comune sfortunato, soprattutto, sai perché? Perché qualunque sindaco ha questa forma, quindi non sono esattamente, di dire che lui fa tutto bene e gli altri no. Allora io ho avuto questa accortezza, che le segnalazioni della minoranza, come giusto che sia, sono
diciamo così, in qualche modo è legittimamente a predicare. Però un sindaco che non si rende conto che la segnalazione ambulanza in tutto e in parte un tempo determinato è un sindaco storico, un sindaco vicino, e un sindaco che non ha un consiglio comunale, e un sindaco che alla lunga perde il contatto con la dialetta. Ecco perché io sono ben contento, e anche se insomma ci addoloriamo certe volte reciprocamente, però il consiglio comunale, qualunque consiglio comunale, tutto il consiglio comunale lo è anche garanzia di democrazia. Grazie sindaco. Adesso diamo la parola al prefetto. Un altro vuole intervenire? Non so se c'è qualche altro intervento da parte degli indicati, qualcuno vuole intervenire? Si sente rappresentati bene dagli amministratori, perché abbiamo detto come giusto che sia la verità su quella che è la loro capacità e soprattutto su quello che fanno generalmente nei confronti della collettività verso cui operano. Non so, va bene, molte grazie signor Presidente, grazie signor Sindaco, consiglieri, impiegate. Comunale, dirigente funzionario. Io parto dall'ultima cosa che ha detto il sindaco, perché queste che stiamo vivendo nelle ultime mesi, ma anche negli ultimi anni, io direi sono dei momenti assai particolari di grossa instabilità politica e istituzionale, e quindi c'è assolutamente bisogno, secondo me, di ricordare anche quali sono le regole, di ricordare anche quali sono i principi fondamentali su cui il nostro ordinamento si regge, pur nella consapevolezza che probabilmente stiamo attraversando un periodo storico di grosso mutamento. Noi siamo all'interno di questo mutamento, ma anche a livello mondiale, siamo all'interno di questo mutamento, quindi ci riesce difficile forse coglierne completamente tutti quanti gli aspetti. Tra qualche anno, insomma, con una visione un pochettino più prospettica, forse ci accorgeremo di quello che effettivamente è successo. Il sindaco faceva cenno al comune vicino, il comune di Furci, dove andremo tra un po', e ad una situazione tra virgolette deficienza di democrazia. Io condivido pienamente le osservazioni del sindaco, tanto è vero che mi sono accorto che questa è una particolarità della regione siciliana, perché nelle altre regioni